Adesso faremo un problema sul moto circolare uniforme. Stiamo parlando di una macchina che ha l'accelerazione angolare di 7,742 metri al secondo quadrato. L'accelerazione angolare significa che è sempre su un moto rettilineo, su un moto circolare uniforme. Ricordiamo che l'accelerazione angolare viene da velocità al quadrato fratto il raggio del cerchio su cui si sposta l'oggetto. Allora, noi sappiamo che quindi dicevamo, sappiamo che l'accelerazione angolare è la velocità al quadrato fratto il raggio, e sappiamo che la velocità a cui si muove la macchina che curva lungo questa linea, sì, è di 85 km orari. 85 km orari sono 23,6 metri al secondo, quindi a noi basterà fare per completare l'equazione velocità al quadrato fratto il raggio uguale all'accelerazione angolare. Ci basterà completare l'equazione in questo modo: 7,742 metri al secondo quadrato, velocità al quadrato, quindi 23,6 al quadrato, che è 556,96 fratto il raggio. Quindi noi spostiamo il raggio e spostiamo qua. E quindi è 556,96 fratto 7,742. Questo, il risultato è 71,94 metri, perché si parlava di metri al secondo. Significa che il raggio di questo qua, del cerchio su cui si muove la vettura, è 71,94 metri al secondo.